Appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando di Lio, dove ha appena terminato il derby fra la Castellano Udas e la Diamond Foggia, vinta dall'Udas 80-67. Qui di fianco Luigi Marinelli, coach, è stata una vittoria importantissima in un derby sempre caldo, quello contro il Foggia, un pomeriggio soddisfacente. Sì, sempre sentiti i derby con Foggia, visto che anche l'anno scorso, oltre alla stagione regolare, abbiamo dovuto fare anche la finale. Loro, come al solito e come me l'aspettavo, sono una squadra davvero rognosa, non mollano mai, giocano 40 minuti e niente, è stato comunque sempre un derby appassionante, equilibrato per i primi 15 minuti. Poi noi il secondo quarto abbiamo allungato e niente, siamo stati comunque bravi a gestire e a mantenere il nostro vantaggio. Vittoria meritata, serviva a mantenere i nervi saldi, soprattutto quando nel terzo quarto la partita sembrava riaprirsi sul meno 6. Sì, come ho detto, siamo stati bravi comunque a mantenere i nervi saldi. Avevo chiesto in settimana di avere pazienza e comunque l'abbiamo avuto. Sapevamo che loro avrebbero giocato anche a zona e noi siamo stati bravi e pazienti a cercare il tiro migliore. Poi in difesa comunque abbiamo fatto una buona partita, concedendo abbastanza poco al Foggia, ma soprattutto ci interessava confermare il nostro momento di forma e quindi niente, ora ci concentriamo nella partita di giovedì, altro derby contro Vieste, che è una squadra comunque ben assortita, giocatori importanti, quindi sarà anche quello di giovedì sicuramente un bel derby. Coach, la cosa che le piace di più di questo derby? Ma tutti e 10 giocatori hanno dato il mattoncino, hanno portato qualcosa durante la partita, sia in difesa e sia in attacco. E quello che io chiedo è che ognuno di loro, a prescindere dai minuti che sta in campo, devono portare qualcosa. E ancora oggi, diciamo, lo abbiamo fatto. Adesso, come ha già annunciato lì, solo 3 giorni per recuperare, per preparare la gara contro Vieste, su cosa punterà? Ma sicuramente dobbiamo limitare il loro nil, sicuramente. Poi non sappiamo se hanno recuperato Dragna, ancora non ho idea se giocherà domani. Comunque essenzialmente dobbiamo fermare nil, ma a prescindere da quello dobbiamo guardare più a noi stessi, alla nostra capacità di difendere, al nostro giocare insieme. Quindi diciamo, ci concentriamo soprattutto su di noi. Ok, grazie coach e complimenti. Grazie. Siamo con Mattia Marchetti. Mattia, una vittoria sempre importante quella con il Foggia, una vittoria meritata. Sì, questa era una partita importante sia dal punto di vista di classifica, sia per, appunto, era un derby, quindi una partita difficile. L'abbiamo approcciata molto bene nel primo quarto, in modo tosto, forse più che con le altre partite. Infatti poi ci siamo un po' rilassati, ecco, dovevamo continuare forte, invece ci siamo un po' seduti, però comunque abbiamo vinto, quindi bene così. Serviva tanta pazienza, aveva detto la vigilia il coach, avete dato continuità alla vittoria contro Ostuni, quanto siete soddisfatti? Sì, adesso è un bel momento, dobbiamo continuare a lavorare, stiamo lavorando forte in settimana, adesso ci aspetta un'altra partita difficile giovedì e bisogna continuare su questa strada. Mattia, ci racconti un po' cosa è successo con Vigilante, vi abbiamo visto un po', c'è qualche screzio? Ah vabbè, scaramucce in mezzo al campo, dai, sono la base del gioco, ci si diverte anche così di più forse. Adesso subito testa un'altra gara importante, l'hai già detto tu, contro Vieste. Sì, un altro derby, un'altra partita tosta. E loro forse in classifica non sono messi tanto bene, però comunque è una bella squadra, hanno sempre Neil, l'americano dell'anno scorso, che è molto forte, Paggi, che abbiamo incontrato a Teramo, una squadra quadrata, però se giochiamo come sappiamo non avremo troppe difficoltà. Ok, grazie Mattia, complimenti. Grazie.